Buonasera a tutti quelli che in questo momento si sono effettivamente collegati alla nostra diretta. Oggi parleremo di un argomento molto controverso ed è appunto il fenomeno dello slut shaming. Insieme a me ci saranno Matteo Fais, che è scrittore del romanzo Le regole dell'estinzione e della raccolta di poesie L'alba è una stronza come te. Poi insieme in questa diretta c'è anche Andrea Rodolfo, che è un content creator, un blogger esperto delle dinamiche uomo-donna. Vi consiglio di seguire il suo blog 2DPIC. Cristina Gauri, giornalista del Primato Nazionale, e Ivan Pasquino, comunque un content creator molto attivo su piattaforme come Instagram e TikTok, con contenuti molto forti, molto di impatto, e di cui parla spesso anche di argomenti molto simili a quelli che io tratto. E allora, cos'è un po' lo slut shaming? Prima di ecco, per capire bene questo fenomeno, io vorrei proprio porre come prima domanda ad Andrea, per capire un po' di qual è il fenomeno. Che spesso è utilizzato questo termine, diciamo, in ambito femminista, ed è un po' quella tendenza a criticare, a stigmatizzare quei comportamenti femminili legati alla sfera sessuale. Però ecco, Andrea, io ti chiedo come può essere definito lo slut shaming e quali sono le ragioni che hanno portato alla creazione di questo fenomeno? Cioè, ci sono anche delle ragioni che possono essere dovute a ragioni evoluzionistiche, ragioni culturali. Cosa ne pensi? Allora, posso spiegare il fenomeno partendo molto alla lontana, ma per fortuna senza bisogno di essere troppo prolisso. Una piccola introduzione va fatta in generale sul concetto di vergogna e su quella che è stata nel corso della nostra storia la funzione della vergogna come deterrente sociale. Per farla breve, che succede, Matteo? Scusa, è una Oh! scritto Nasty Fais, ma Oh, è vedo che c'è venuto da. stata già una prima donna che ha vinto il coupon, mi fa Ha vinto il piacere. coupon. Già, Scusate, volevo precisare che sì. se il coupon è di 5,50 euro, il sesso con me costa 6,50, quindi insomma, 1 euro in più ci può stare, dai. Andiamo avanti, Ed ecco scusate. che YouTube non monetizzerà mai questo video. Questo è poco ma sicuro. Ad ogni modo, prego, Andrea. Tornando semiseri per un attimo, la vergogna ha avuto funzione fin dai tempi ancestrali di fare da deterrente sociale, di fare in modo che l'individuo non adottasse comportamenti che vanno troppo contro quello che è l'interesse del gruppo. Stringi, stringi, questa è la funzione della vergogna. Funziona come punizione psicologica. Si tratta di un universale nell'umanità. Culture diverse attribuiscono vergogna ad azioni diverse, e questo ci sta perché in culture diverse gli interessi del gruppo possono essere diversi, appunto, ma l'universale umana è che la quantità di vergogna che una persona prova è esattamente proporzionale a quella che è la sua percezione di quanto questo atto che ha commesso lo svaluterà a livello sociale. Mi sono spiegato? Ora, nello Sì. specifico, per quale motivo un comportamento facile, chiamiamolo così sul punto di vista sessuale, da parte di una donna dovrebbe indurre vergogna, dovrebbe essere svergognato dagli altri, perché è importante questo nesso. Una cosa non induce vergogna nel momento in cui non c'è da parte del resto della società un'azione che la porti. Non so se mi spiego ancora. Tu non ti Certo. vergogni di qualcosa per cui nessuno ti fa vergognare, a meno che non sia qualcosa di culturalmente ingranato al punto che anche se al momento nessuno ti ci fa vergognare, ti resta come retaggio di una vergogna passata. In circostanze normali, appunto, per quale motivo
Le donne vengono fatte vergognare quando si svendono a livello sessuale. Fondamentalmente perché il sesso, da che mondo è mondo, è la più potente leva che le donne possono usare per ottenere ciò che vogliono dagli uomini. E quindi una donna che lo dà via troppo facilmente crea un problema di mercato per tutte le altre, che sono costrette a svalutare a loro volta la propria sessualità per potersi tenere a galla. E questo, oltre a costringere molte, magari a compiere atti sessuali che non vorrebbero, non si sentirebbero di compiere se non avessero pressione a farlo, di fatto diminuisce quello che è il potere d'acquisto complessivo del sesso per le donne nei confronti degli uomini. E questo è il motivo per cui il fenomeno dello slut shaming esiste, fondamentalmente da quando esiste il fenomeno dello shaming, cioè in generale del far vergognare qualcuno di qualcosa, ed è un fenomeno in larghissima parte femminile. Anche questa è una cosa importante da sottolineare. Per quanto il termine sia stato cooptato in epoca recente dalle femministe per cercare di identificare una sorta di mania di controllo da parte degli uomini sulla sessualità femminile, e per quanto non manchino le istanze in cui, beh, gli uomini cercano di esercitare questo controllo da parte loro, comunque, storicamente, il far vergognare le donne per essere troppo facili è un fenomeno che è stato dominato ed è tuttora dominato da parte femminile. Allora, quindi a tal proposito, seguendo quello che ha detto Andrea, possiamo anche analizzare e capire che effettivamente sono spesso anche le donne che fanno slut shaming, cioè che utilizzano come mezzo per denigrare le altre donne la condotta sessuale. Attenzione, per spesso cui, ecco, anche non classico, rende l'idea, no? Spesso anche sembra indicare che lo fanno gli uomini ma anche le donne. No, lo fanno al 90% le donne. È una cosa estremamente poco diffusa fra gli uomini. Però possiamo sollevare, diciamo, solitamente, ecco, la domanda che a ruota adesso voglio farti è quella, cioè gli uomini essenzialmente possono vedere le donne con una determinata condotta sessuale come meno appetibili per una relazione. Certo. E quindi questo di conseguenza approcciarsi con minor interesse, oppure utilizzare, magari vedere quelle donne come unico strumento di piacere, senza avere da parte loro quell'interesse ad impegnarsi. Quindi in un certo senso, secondo me, può anche avvenire questo, no? Queste sono entrambe cose che avvengono. È sempre una sorta di... È vero che uomini e viene considerato come slut shaming questo. Non propriamente, perché non porta necessariamente a svergognare le donne facili, porta semplicemente gli uomini a disinteressarsene nel momento in cui stanno cercando una relazione di lungo termine. È importante considerare questo: l'uomo ha un interesse duplice, se vogliamo. La donna che gli piace dipende un po' da ciò che sta cercando. Nel momento in cui cerca sesso disimpegnato a breve termine, gli fa comodo che le donne siano libere dal punto di vista sessuale. È nel momento in cui sta pensando di sistemarsi, di cercare una donna in una relazione, certo, di lungo termine, che allora la fedeltà per lui diventa molto importante, e quindi la promiscuità di una donna, la facilità con cui l'ha data in precedenza, il numero di uomini con cui è stata, diventa un proxy per quella che è l'aspettativa di fedeltà futura. E quella è una fase in cui gli uomini possono magari fare slut shaming, ma non si vede così comunemente. E la mia ipotesi è che non convenga troppo scoprire le carte agli uomini. Sarebbe un po' come sputare nel piatto in cui si mangia. Non so se mi spiego.
Proprio perché certo. Evitare di esprimere giudizi espliciti permette agli uomini di avere il meglio di entrambi i mondi, di avere la donna facile quando vogliono la donna facile e la donna non facile quando vogliono la donna non facile che non fa finta di essere così solo perché loro hanno dato a vedere che preferiscono questo tipo di donna. Perché un problema di quando gli uomini fanno slut shaming, che è quello che ha evidenziato Matteo l'altra volta e ci ha ispirato per questa diretta, è che fondamentalmente fatto dagli uomini serve a poco o a niente se non a insegnare alle donne a essere più furbe. Ora come ora è vero che si vede un certo livello di slut shaming da parte maschile, ma trovo che se si fa caso con attenzione alla demografica da cui proviene, questi non sono uomini che tipicamente hanno a che fare con le donne. Sono per lo più uomini che appartengono al frangente dei celibi involontari, che in un certo senso, a mio giudizio, fanno più una cosa tipo quella della volpe con l'uva. E dicono, ah, l'uva è acerba, no, tanto queste donne sono delle zoccole, io non le voglio comunque. Quindi qualcosa che solo superficialmente rassomiglia allo slut shaming. Questa almeno allora, è l'idea io, che mi ecco, sono fatto. Mi voglio agganciare diciamo a questa cosa per cui spesso viene visto lo slut shaming anche come uno strumento per poter in un certo senso limitare la sessualità femminile, che comunque ecco la donna ha un forte potere sessuale, molto superiore a quello maschile, questo è innegabile, per tutta una serie di ragioni evoluzionistiche per cui sarei qui a tediarvi per ore solo parlando di questo. Cioè, che secondo voi adottare lo slut shaming, no? Quindi questo modo sistematico per denigrare una certa tipologia di donne, come se fossero appunto... non possiamo usare termini, se no YouTube butta giù il video, però ad ogni modo questo slut shaming può in qualche modo scoraggiare le donne dall'adottare certi comportamenti, quindi la vergogna sociale, cioè le donne sono meno propense poi a comportarsi in un certo modo per rispondere a determinati canoni, anche se magari nel loro istinto, nella loro volontà, no? C'è quello di fare determinate cose, però se c'è lo slut shaming, se la società tende a stigmatizzare certi comportamenti, sono meno propense a farlo? Questa è la domanda che vi voglio porre. Guarda, bisognerebbe un attimo anche fare delle distinzioni. Ovviamente tu, Aldo, sai su TikTok come funziona, che ti dicono sei misogino, sei sessista. Il discorso certo. non vale per tutte. Ci mancherebbe altro, perché se io pensassi veramente che le donne sono come le identifico e le attacco sul social, io non avrei motivo di essere etero oggi. Io credo ancora che ci sia una grande fetta di donne che dovrebbero prendere le distanze da questa donna moderna. E il discorso è che e qui entrano in gioco i social, che danno visibilità. E l'altro problema, secondo me, è la continua ricerca della competizione con l'uomo da parte di molte donne. Quindi l'uomo può avere 100 plus donne, la donna può avere 100 plus donne, che io non ci vedo nulla di male, però il discorso è molto semplice, secondo me, è che proprio come hai detto tu, Aldo, avendo accesso al sesso in maniera molto più semplice, e parlo per la donna, è ovvio che avere 100 corpi nel body count per una donna è molto diverso dall'uomo, perché l'uomo oggi deve avere 1000 requisiti per poi essere appetibile e vincente sulla piazza. E il discorso è sempre lo stesso: l'uomo che ha avuto molte esperienze con le donne è quello che risulta più attraente per moltissime donne. L'uomo impacciato e timido è quello che poi viene frienzonato. Il discorso è molto semplice: è passata l'idea che l'essere molto emancipata al punto di svestirsi sui social, di partecipare a piattaforme particolari, sia una sorta di empowering, quindi è una sorta di potere femminile, che secondo me non è così, perché ovviamente tu esponendoti in quel modo puoi attirare la gente, i ragazzetti che cercano sesso. È ovvio, cioè, che diciamo non attirerai mai. Scusami se ti interrompo, sì. Cioè, diciamo che appunto
un uomo per avere un certo numero di donne deve avere determinate Sì. caratteristiche. Dunque, invece una donna Madonna, no. deve No. semplicemente cedere all'impulso. Poi ci saranno sicuramente tanti uomini cioè non farà sicuramente fatica a incrementare il proprio body count, questo è. E quindi di conseguenza anche per la differenza di natura tra uomo e donna, insomma, le due cose sono un po' su un livello differente. È un po' questo il riassunto, giusto? Beh, sì, perché comunque sia un uomo oggi, per essere un uomo di successo con le donne, deve avere tantissimi requisiti, che poi il valore dell'uomo viene stabilito dalla società, il valore della donna stessa viene stabilito dalla donna stessa e dalle amiche. Il discorso è che si pensa che essere più slatti possibile si diventi poi molto più interessanti, però questo avviene con delle persone che cercano solo sesso, con un uomo che cerca una storia, ovviamente il passato di una donna è importante quanto lo è il futuro maschile per una donna stessa, perché loro sono preoccupate al futuro, l'uomo è interessato al passato di una donna. Se hai vissuto la tua giovinezza, no? Inseguendo magari l'uomo vecchietto con la barca, con i soldi, quindi tu hai passato dai tuoi 20 anni ai 40 a frequentare determinati ambienti, è chiaro poi che rischi che ti ritrovi a 40 e non ti vuole più nessuno e ti rimangono i tuoi boys. Quindi l'essere slatti attira quel tipo di ragazzo che poi continua a farti sentire importante tramite i soliti commenti stucchevoli, quanto sei bella, che ti farei. E il discorso è che è sempre lo stesso, che essere slatti oggi sembra quasi un onore e non più un qualcosa che magari sarebbe meglio tenere un po' più a bada, come succedeva magari Diciamo che ci sono vent'anni fa, parametri senza differenti sosa. per le donne e per gli uomini, insomma, per il loro valore sociale, insomma, questo è pure E poi anche, l'ultima no? Se lo cosa, possiamo come hai considerare. detto, sì, come hai detto anche tu giustamente, sono molto spesso le donne a fare lo slut shaming, perché lo si vede sul posto di lavoro ogni volta che girano dei gossip su una collega. E le chiacchiere sono sempre le stesse: ah, quella si fa tutti, quella è andata con quella va col capo, quella va così. È una cosa prettamente femminile. E la stessa cosa vale quando hanno un problema con un uomo: la prima cosa che fanno per cercare di metterti in difficoltà è magari dire che ce l'hai piccolo, o che sei gay, o che sei un fallito, o che non hai una lira perché non sei in grado di tenere testa a una donna che posa sui social, ma l'uomo non vuole la competizione nella storia. Io non te devo tenere testa. Ecco, Penso che a non. proposito, mi è venuta, diciamo, ecco, adesso in mente una domanda che voglio fare a Cristina, no? Tu pensi che questo slut shaming verso le donne, cioè questo tipo di considerazione, può frenare effettivamente certi comportamenti? Oppure le donne magari sentono una certa pressione e invece sono spinte proprio a fare il contrario, magari a rompere gli schemi? Cioè, magari è qualcosa che può essere una sorta di pressione, no? Che molte donne sentono, come un po' come gli uomini che sono spesso pressati dal punto di vista sociale per quanto riguarda l'autorealizzazione, per quanto riguarda l'avere successo nella vita. Quindi, magari per la donna può essere questo, no? La forma di pressione maggiore, cioè il fatto di dover corrispondere a determinati parametri. Cioè, quindi tu da donna hai mai percepito questa cosa anche di voler rompere, no? Questi schemi? Guarda, allora innanzitutto buonasera a tutti, grazie per avermi fatto partecipare anche stasera. No, la pressione che ho avvertito io e che comunque è palpabile, basta vedere i social, basta vedere quello che dice, si scrive sui giornali, ormai siamo letteralmente bombardati. In realtà la pressione riguarda, ad esempio, il contrario di quello che potrebbe portare allo slut shaming, cioè a liberarsi sessualmente, ad avere una carriera, a realizzarsi all'esterno di quello che può essere la formazione di un nucleo familiare e avere dei figli. Per cui in realtà c'è, cioè, questo fenomeno dello slut shaming. Ho notato che sì, oltre a essere presente, diciamo, nelle relazioni
dei gruppi femminili in cui, come dicevate voi, è molto radicato e soprattutto delle volte viene, lo slut shaming viene anche usato come, come arma, cioè vengono dette delle falsità nei confronti delle donne proprio per danneggiarle, anche quando questa persona non ha una condotta sessuale libertina, diciamo. A parte questo, e poi c'è questa camera dell'eco, io la chiamo così, nell'ambiente dei red pellati, dei celibi involontari, per cui adesso lo slut shaming è utilizzato come per distinguere una donna, evitare una donna con la quale non si vorrebbe avere niente a che fare dal punto di vista sentimentale. Io trovo che in realtà questo fenomeno di pressione mi sembra un po' troppo un po' piccolo perché effettivamente possa avere una certa rilevanza, insomma. Una qualsiasi rilevanza, ma ci sembra enorme perché? Perché comunque siamo tutto il giorno a parlare tra le migliaia di persone che comunque sono un campione che non è rappresentativo della popolazione, di una popolazione che può essere di una nazione. Secondo me lo slut shaming in questo senso, cioè quello operato dagli uomini, in realtà potrebbe avere l'effetto contrario, cioè come tutte le forme di controllo piuttosto rigido non porta le donne a pensare di doversi frenare, ma in realtà le fa diventare solo più furbe. Cioè, se poi chiedi a una persona, se chiedi a una ragazza con quanti uomini è stata, lei ovviamente non ti dirà veramente con quante persone, ecco. Farà la stessa cosa di prima, però lo farà di nascosto, come succede sempre nelle forme, diciamo, di controllo sociale, che possono essere la droga, così. Peraltro anche se andiamo indietro di qualche decina di anni, 60, 70 anni fa, comunque è sempre esistito il libertinaggio femminile, solo che ovviamente le donne lo facevano di nascosto, avevano rapporti sessuali fuori dal matrimonio di nascosto, rimanevano incinte e abortivano di nascosto, ovviamente adesso con l'avvento dei social il fenomeno si è espanso a diventare un fenomeno di costume. Però se devo essere sincera, dal punto di vista pratico, io non penso che fare slut shaming, additare le donne come delle poco di buono, serva poi effettivamente come forma di controllo, serva a cambiare idea o a esercitare della pressione. Anche perché in questo momento la pressione sociale forte, mainstream, è tutta dall'altra parte. Io la penso così. Senza per questo, certo, dire, poi sono convinta anch'io del fatto, ad esempio, che non si può paragonare il libertinaggio femminile al libertinaggio maschile, proprio perché abbiamo due ruoli biologici e sociali completamente differenti tra l'uomo e la donna e sono complementari. Quindi 100 donne su due piani diversi. Sono su due piani completamente diversi, quindi sono d'accordo anch'io nell'essere in disaccordo con le femministe quando dicono se una donna va con 100 uomini è una poco di buono, mentre se un uomo ci va è un figo, questo non è giusto. No, è purtroppo è così, perché comunque non abbiamo due ruoli biologici complementari e differenti, quindi è tra virgolette giusto che sia così. Scusa, sì, solo una cosa, prego. Che volevo precisare, qua c'è un follower che ha scritto: assolutamente, perdete voi, quello che dico anche io è, secondo me, a mio parere, il libertinaggio sessuale troppo esteso per le donne è un danno, nel senso danneggia, al di là proprio, senza fare bigottismi, moralismi, eccetera, eccetera, danneggia la vita delle donne. Noi ci crediamo liberate certo, conducendo un certo tipo di atteggiamento, di comportamento, ma poi come ha detto anche Pasquino, poi arrivi ad una certa età
per cui ti ritrovi sola, ti ritrovi senza uomo, ti ritrovi senza famiglia, la famosa quarantenne con la, col gatto che piange. Col micio. Davanti, micio, col gatto. Per cui penso che, veramente senza dare alcun tipo di giudizio, penso che dati oggettivi alla mano, questa cosa danneggi le donne. Ecco, sì. Il problema è una, voglio fare una considerazione prima di fare una domanda, ecco, a Matteo. Il problema è che spesso molte femministe in realtà cercano di sindacare quello che è il giudizio maschile, cioè molti uomini sostanzialmente dicono: io con una donna che ha avuto un certo numero di uomini, oppure ha avuto determinate esperienze, io non ci voglio fare una famiglia, non voglio averci a che fare. E questo è legittimo, è parte della libertà di ogni individuo di scegliere il proprio partner. Per cui quello che io spesso critico è proprio questo, cioè la mancanza di coerenza da parte di queste femministe. Perché? Perché loro ci tengono molto a precisare che un uomo magari deve corrispondere a determinati parametri e difendono l'opinione legittima di molte donne di scegliere un uomo per determinati parametri. Quindi va benissimo che una donna sceglie un uomo perché è alto più di 1,80 m, va benissimo che una donna sceglie un uomo perché ha un reddito annuo superiore a 30.000 euro, vanno sono benissimo preferenze. Tutti questi parametri, esatto, sono preferenze. Allora perché io uomo non posso avere allo stesso modo delle preferenze sulle donne? Quindi posso dire benissimo: io con queste donne non ci voglio avere a che fare, con donne che hanno avuto determinate esperienze. Ciò non vuol dire che queste donne io le voglio relegare, le voglio mettere in catene, oppure queste donne le voglio mettere in prigione perché semplicemente fanno una vita che io non approvo. Cioè questo è essenzialmente il punto, e che spesso Aldo, è la mancanza di coerenza che mi dà fastidio. Scusami un secondo, posso dirti una cosa, poi lascio spazio ovviamente a Matteo. E io, ma credo che molti uomini la pensino come me sotto questo aspetto. Io non ho nessun problema con una ragazza che fa OnlyFans e fa quello che fa, che si vende per 5 euro più chip di un abbonamento della Gazzetta dello Sport, per carità, tutto quello che vuoi. Cioè, non, io quello non lo giudico, cioè, nel senso, la tua scelta, però è chiaro che esponendoti devi accettare anche le prese in giro, le critiche, i complimenti, no? Il discorso però è un altro. Il problema per noi uomini è quando una di queste si permette di dire ad un uomo che è debole, che non sa tenere a testa una donna di successo o che magari è gay, solo perché dice: io non avrei mai una storia con una ragazza che si vende per 5 euro al mese. Perché poi alla fine, regà, parliamoci chiaro, tu ci puoi avere pure 100.000 foto, pure 100.000 followers su OnlyFans, ma sempre 5 euro costi al mese, io costi meno di Netflix. Quindi secondo me non hai le prerogative e i requisiti giusti per pensare ad una storia. Cioè io non ci starei mai con una che ci ha avuto 200 uomini, che una volta va sulla barca di quello, una volta va sulla macchinone di quell'altro. Cioè è così per me. Il problema è non andare a rompere i coglioni. È legittimo, fa parte delle proprie scelte, assolutamente. Non andare a dire: esatto, gli uomini sono deboli perché non accettano il mio lavoro. Pasquino, scusami. Pasquino, scusami, non sto ridendo per te, perché mi stai simpatico. Sembri uscito da un film di Verdone quando parli. E qui mi viene da sorridere, scusami, non ce l'ho contro di te. No. Poi ho la voce anche abbottata perché qui sono le 3:30 di notte e mi sono svegliato per fare diretta. C'ho ancora il cuscino in faccia, capito? Scusami, qui dove? Ricordiamo che Ivan si trova in Australia. Allora, io sulla questione dello slut shaming non vorrei fare un intervento, ma se possibile vorrei recitare l'Angelus, o forse il De Profundis. Allora, tanto per cominciare, il primo aspetto da sottolineare è che già parlare di donne in senso di sante o puttane, in una divisione così netta e manichea fra sante e puttane, è tipico delle classi subalterne. Quando dico classi subalterne, attenzione, siccome io so che i nostri ascoltatori sono ignoranti come la merda, ok, sottolineo che classi subalterne lo usa Gramsci, non lo uso io. Classi subalterne sono le classi subalterne a quelle dominanti. Le classi dominanti
se ne fottono ampiamente di questi valori, quali la verginità, stronzate simili. Solo i miserabili che hanno un gregge di pecore, la casetta in campagna e quattro bottiglie di vino in cantina si preoccupano della faccenda della verginità. C'è una leggenda metropolitana che circola in Sardegna che è molto utile per capire questo concetto, no? C'è questa signora che si porta nella casa in affitto il bagnino, no? Per farsi fottere. Cosa accade? Accade che alla fine, quando il bagnino esce dalla stanza, dalla casa, si trova il marito fuori, no? Che sta fumando il sigaro. Il marito è un chirurgo estetico. E lui fa cenno al bagnino di avvicinarsi e domanda a voce alta: "Cara, com'è andata?" "Ah, è stato bravissimo." E lui gli allunga un biglietto da 500 euro, no? E dicendogli: "Ti ringrazio veramente tanto. Guarda, io in questo periodo dell'anno odio sudare." Ok, e gli molla i 500 euro. Ecco, appunto, questa storia, che non importa se sia vera o verosimile o totalmente inventata, è indicativa del fatto che questa questione dello slut shaming ha dietro di sé i valori delle classi subalterne, cioè di quelle miserabili che non hanno valori alti e si devono attaccare a un imene per sopravvivere. Questo, Salma. diciamo, tu lo credi. No, io sto constatando la realtà. Detto Tu lo ciò. credi perché, diciamo, sì, no, dico, per te la morale comunque è un prodotto appunto umano, no? Quindi qualcosa che magari molte No, no, persone possono la morale è scegliere una scelta di individuale. infrangere Io. questo tipo di morale. No, no, la morale è una Una scelta, per carità di Dio, individuale, ma questo lo dice la parola stessa. Infatti, in ciò si differenzia dall'etica, che è la morale condivisa da una comunità. Detto ciò, è abbastanza ovvio che con tutto lo slut shaming che si potrebbe fare, nessuno, neanche Gesù Cristo in carriola, potrebbe trasformare una troia in una santa, no? Questo mi pare abbastanza ovvio, esattamente come se metti una pantera in gabbia, non la trasformi in un cristiano. Sempre una pantera resta, semplicemente la tieni entro delle sbarre e pertanto non può, come dire, fare quello che farebbe normalmente se fosse lì nella giungla o in una savana qualsiasi. Quindi anche per questo motivo lo slut shaming è obiettivamente poco utile. Tra parentesi, io trovo di una tristezza inenarrabile che un uomo voglia tenere presso di sé una donna con la paura per la paura dello stigma sociale. Ma se una sta con me e vuole andare a farsi fottere dove cazzo le pare, vada a farsi fottere, che me ne frega. Io mica la trattengo con le catene. Sono assolutamente contrario a qualsiasi imposizione che violi la libertà altrui. Certo, Cioè, la cosa più bella, anzi, è l'aspetto fondamentale dell'amore, questo ricordatelo tutti quanti sempre, è che l'altro ti deve scegliere nel pieno della sua libertà. Anche se sceglie di farti da schiavo, deve scegliere liberamente di farti da schiavo, altrimenti sei solo un povero coglione senza le palle, che deve tenere presso di sé le persone con la paura. Ma ricordate sempre questo: un vero padrone non tiene mai presso di sé con la paura, ma con la sua forza che mai manifesta. Detto ciò, veniamo a dei punti un attimino più interessanti rispetto alla questione dello slut shaming. Lo slut shaming è in realtà ciò che nuoce maggiormente a noi brutti o normaloidi. Sto parlando di me, ovviamente, per carità di Dio, non sto parlando di voi che siete tutti bellissimi, eh? Ci mancherebbe altro. Voi siete Brad Pitt, io sono al limite Woody Allen, ok? Nella migliore delle ipotesi. Non so se sono anche altrettanto intelligente, però lasciamo perdere. Questo poco importa. E allora, lo slut shaming, innanzitutto, esacerberebbe, se posto veramente nei termini in cui lo sognano certi red pilati, che secondo me sono più disagiati che red pilati, però questo è tutto un altro paio di maniche. Se attuato Posso in fare solo queste. un appunto, poiché io mi ritengo red pillato.
Aspetta, giusto un appunto perché io mi ritengo redpillato. Chi si È muove? una frangia di redpillati che spesso Certamente. non ha la capacità analitica e razionale di individuare certi Ma fenomeni. Perché l'ho sia precisato. io che Andrea spesso parliamo di redpill e siamo anche noi critici verso questa frangia che Allora. non riesce effettivamente a razionalizzare e a comprendere i fenomeni. No, Quindi è ma giusto una difatti lo do. specifica che Avrai ci tengo a fare, presente magari il chi ascolta detto dirà: amo il ok, bodybuilding, odio i allora. bodybuilder. Ecco, esattamente. Allora, no, ma Esatto, è naturalmente, un po' così, no, voglio dire. esattamente. Ma naturalmente io avevo precisato infatti che sto parlando di una frangia della Red Pill, una frangia Certo, no, piuttosto giusto per rumorosa. specificare. Certamente hai fatto benissimo a specificarlo. Io sto parlando di una frangia piuttosto rumorosa e soprattutto altrettanto disagiata, ripeto, che non ci riguarda perché noi siamo persone con un minimo di raziocinio, saltuariamente, chi più chi meno fra di noi tutti quanti abbiamo visto la figa, almeno di sfuggita, quindi non riguardiamo quella frangia di red pilati. Stavo dicendo, in realtà lo slut shaming, se attuato come volessero questi, non farebbe altro che esacerbare l'ipergamia, perché se una donna ha la paura dello stigma, ok, prima di darla al sottoscritto, ci pensa non una, anzi non ci pensa una volta neanche adesso, diciamo 10.000 volte adesso, se ci fosse lo stigma sociale ci penserebbe 28.000 volte, mentre adesso c'è almeno una remota possibilità che un figone. Non so, magari perché si è bevuta tre casse di vino Però nella questo non molli. va un po' in contraddizione. Calma un attimo, mi devi far finire però. Però scusami Matteo se ti interrompo, no? Sì, dimmi. Aspetta un attimo solo. Allora, No, io volevo cioè. solo farti una domanda, un appunto, poi continui tranquillamente. Sì. Dimmi l'appunto. Allora, scusami se ti interrompo. Nel senso, giusto per agganciarmi a quello che hai detto prima, tu non hai detto che, diciamo, il fatto che una donna faccia determinati comportamenti non sia influenzato dal fatto che ci sia lo slut shaming. Quindi per cui adesso, ma è come si, cioè, No, nel senso, tu hai detto che lo slut shaming non ha influenza. ho preposto un'ipotesi, anche ipotizzando, Sì. che Ah, ok, a posto, di sì. voler attuare così un controllo delle dinamiche sociali, che cosa accadrebbe comunque sia? Che in realtà le possibilità per i brutti e per i normaloidi, che già sono bassissime, diminuirebbero ulteriormente anche solo di avere le briciole della torta. Perché è chiaro che se tu hai paura che andando con più di uno su di te graverà per sempre uno stigma sociale, tutte quante starebbero in attesa solo di quello che i Red Pilati chiamano il Chad, cioè il bellissimo che venga lì, il principe azzurro, diciamo nel linguaggio più classico, che venga a salvarle. Al contrario, adesso resta almeno una vaga e remota possibilità per tutti che una volta ogni tanto qualcheduna anche fica te la smolli. Perché quella sera non aveva niente di meglio da fare, o non so, non c'era Andrea lì disponibile. Mi spiego? Ecco, allora magari quella sera la dà anche a me. Detto ciò, arriviamo al punto fondamentale dello slut shaming. Allora, lo slut shaming, perché le donne sono le maggiori, ok? Sono le principali a usarla come pratica nella loro vita, contro le loro amiche, contro le tue ex ragazze e via dicendo. Perché? Perché loro sanno benissimo che lo slut shaming riduce il loro potere sessuale. Se io so che quelle due ragazze mi spompinano la sera stessa che esco con loro e tu non lo fai, io ti mando a fanculo, vado con quelle se ci Volevi dire il riesco. contrario, Matteo? Eh? Quindi, volevi dire il contrario? Lo slut shaming aumenta il loro potere sessuale, perché più io alzo il prezzo del sesso, e più aumenta la No, mia scu capacità in sì, quanto scu scu donna di fare leva sul sesso, per scusami, ottenere ma ciò con che chi voglio da però, uomini, che è Andrea? stato detto Scu all'inizio. scusami un Con secondo, chi? scusa. Scusatemi un secondo, ha ragione Andrea, scusatemi, volevo dire esattamente questo. Scusami, hai ragione, errore marchiano. No, assolutamente, lo slut shaming
loro lo utilizzano, volevo dire, perché aumenta il loro potere sessuale attuarlo, ma in realtà se non ci fosse slut shaming, se tutte, come dire, praticassero il libertinaggio, il valore sessuale della donna media scenderebbe. Perché le donne hanno paura della riapertura delle case di tolleranza? Per lo Esatto. stesso, e perché combattono contro questo? Perché sanno benissimo che se ci fossero le case di tolleranza, loro non avrebbero più il monopolio della sessualità. Provate a dire alla vostra ragazza che siete andati a puttane e vedrete che cosa succederà. Lei capirà una cosa fondamentale di voi, che voi siete liberi, che voi all'occorrenza potete usare i vostri soldi per pagare una donna, che lei non ha il monopolio ed è questo di ciò di cui lei ha paura. Ha paura di non detenere più. Di non tenere più il vo di non tenervi più per le palle. E questo è il punto, ok? Dunque, lo slut shaming non fa altro che nuocere a noi maschi. Quindi, dal nostro punto di vista, non dovremmo fare altro che avversarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Perché chi pratica lo slut shaming è esattamente come il simp, ok? Che cosa fa il simp? Pensateci bene. Il simp dà alla donna quello che vuole senza ottenere nulla in cambio. Quindi che cosa fa? Mi mette nella condizione di dover aumentare la posta in gioco. Ok? Esattamente come chi fa lo slut shaming le spinge a tenersi stretto ciò che hanno, non a darlo via al minor prezzo possibile. E questo è il punto. Il simp, come colui che fa lo slut shaming, ci fottono, Ma ci mettono difatti nella il miglior merda. analogo maschile per lo slut shaming è il simp shaming. Noi uomini Esattamente. odiamo tantissimo i simp perché vanno a far decrescere il valore di ciò che un uomo può dare per ottenere la sessualità di una donna, costringendo tutti gli altri ad alzare la posta in gioco. È esattamente la stessa cosa a parti invertite. Certamente, ed è ecco, è bravissimo, è la sintesi perfetta. È questo, lo slut shamer, diremmo, cioè colui che fa lo slut shaming, come il simp, sono in realtà due facce della stessa medaglia, due facce che compromettono dal punto di vista nostro maschile. Quindi capisco che la Gauri o qualunque altra donna possa essere favorevole. No, la Gauri non lo è, per carità di Dio, poverina. No, capisco che le donne siano favorevoli ai simp, per carità di Dio, ma noi non possiamo essere favorevoli allo slut shaming, perché lo slut shaming è esattamente ciò che ci serve per far calare, anzi sprofondare il valore sessuale delle donne e far sprofondare il valore sessuale di queste è esattamente ciò che ci serve. Per averne il maggior numero possibile, certo, ammesso e non concesso che a te interessi, come dire, l'accumulo, la bulimia sessuale. Cioè, il fatto che ci siano comunque uomini che vanno a denigrare, no, questo tipo di donne è dovuto anche a ragioni molto profonde, radicate nell'essere uomo. Cioè, ad esempio, andiamo, ecco, facciamo un attimo un discorso un po' più nerd, no? Se vogliamo, insomma, aprire questa parentesi. Cioè, il fatto che dal punto di vista ancestrale l'uomo ha sempre avuto l'incertezza della paternità, no? Il fatto che una donna che abbia un determinato comportamento, quindi che sia meno promiscua rispetto ad altre, viene considerata una donna che possa dare una certezza maggiore, no? Per quanto riguarda la paternità, la fedeltà, e quell'uomo deve preoccuparsi meno anche della competizione con altri uomini, perché sa che quella donna è meno propensa ad andare con altri uomini. Quindi c'è anche proprio una ragione naturale, biologica, ancestrale. Ovviamente poi il concetto di biologia e cultura cioè sono due concetti che vanno quasi di pari passo, però apriamo un'altra parentesi, cioè la domanda che voglio fare è questa: cosa ne pensi tu riguardo questa faccenda, insomma? Oddio,
bella elaborata da dare come risposta, quindi lascerò a dopo tutte le considerazioni che mi stavano venendo in mente mentre tutti quanti parlavamo. Dunque, il discorso dell'incertezza della paternità che bene o male a grandi linee abbiamo in mente tutti. Da dove arriva? Arriva dal fatto che noi uomini, inteso noi maschi di Homo sapiens, rispetto agli altri primati e agli altri mammiferi in generale, siamo straordinariamente paterni. Non si direbbe, vedendo certe cose che ci sono in giro, però confrontateci con qualsiasi altra scimmia e la maggior parte degli altri mammiferi e noterete che sì. Investiamo una quantità di risorse che è eccezionale nella crescita dei nostri figli. Da qui discende la necessità per noi di avere qualche conferma, qualche sicurezza nel fatto che i bambini verso cui stiamo investendo tutte queste risorse sono effettivamente nostri figli. In ogni caso, dicevo, questo problema che per noi è quello dell'incertezza della paternità, in realtà è qualcosa che abbiamo evoluto per via di una pressione selettiva indiretta, che è quella del conflitto con le donne. Provo a spiegarmi perché non è particolarmente intuitivo da capire. Ci si aspetterebbe, vedendo come stanno le cose, che i bambini cresciuti in assenza del padre o in presenza del padre mostrino esiti completamente diversi a livello di sopravvivenza e successo nella vita. Ora, se da un lato non è disputato che al giorno d'oggi la presenza di un padre o di due genitori, per meglio dire, di almeno due genitori, sia fondamentale affinché un bambino non abbia un rischio particolarmente alto di incorrere in tutta una serie di problemi che a chi si occupa di queste cose sono noti: tasso di criminalità, dipendenza da sostanze, tasso di suicidio, comportamenti antisociali. Dal fatto che gli uomini investono così tanto rispetto appunto ad altri primati, ad altri mammiferi, nella crescita dei propri figli, ci si aspetterebbe di vedere nei figli cresciuti con o senza padre degli esiti profondamente diversi in termini di sopravvivenza e di fitness, di successo nella vita, inteso successo riproduttivo, successo relazionale, eccetera, eccetera. Ora, se questo è un dato di fatto al giorno d'oggi, nella società odierna in cui la famiglia si è praticamente atomizzata, un figlio cresce al più con due genitori, in questo caso la presenza del padre si è dimostrata essere di fondamentale importanza per la crescita come si deve del figlio. È noto appunto a chi è nel settore quali sono i problemi in cui incorrono i figli senza padre. Sono noti i più alti tassi di incarcerazione, di dipendenza dalle sostanze, da droghe varie, di comportamenti antisociali, difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Insicurezze. Esatto. Ma questa non è la condizione familiare in cui ci siamo evoluti. Per il grosso della nostra storia evolutiva, noi non siamo cresciuti con mamma e papà. Noi siamo cresciuti con l'intero villaggio, siamo cresciuti con la famiglia allargata, quindi non è in realtà così immediato desumere che la presenza del padre in ambienti ancestrali fosse di così grande rilevanza per la sopravvivenza e per il successo nel figlio. Difatti, dalle ricerche che sono state fatte nelle società tuttora esistenti più rurali, sembra che in realtà non sia poi così determinante. Il che lascia da chiedersi, ma allora perché
Per quale motivo, se la presenza del padre non è così determinante per la sopravvivenza e il successo del figlio in quelle civiltà dove ancora la famiglia più rispecchia quella ancestrale, allora i padri spendono così tante risorse? Chi glielo fa fare? Istintivamente si direbbe avrebbero maggior successo in termini di fitness se continuassero a spargere il seme indefinitamente. Vabbè, te lo spiego io, però questo è un concetto molto semplice. Vediamo d'accordo? Se lo azzecchi. Allora, scusami, c'è un punto fondamentale. In realtà certi comportamenti ancestrali, in realtà, oggi come oggi, possono produrre addirittura effetti negativi. Come tu ben sai, guardando all'antropologia, l'umanità per un lunghissimo tempo ha vissuto nell'inedia, d'accordo? Ma tale inedia oramai è finita. Pertanto, continuare a mangiare, ad abbuffarsi come dei disperati, come quelli che catturavano il bisonte una volta ogni 20 giorni, è folle e infatti conduce all'obesità, d'accordo? I comportamenti vanno adattati al contesto storico e antropologico nel quale ci si trova. Ok, ma io ora sto parlando di quelli che sono i nostri istinti, i nostri impulsi, ed è indubbio che noi uomini abbiamo un istinto molto spiccato a occuparci della nostra prole, che non è giustificato a livello istintivo da quello che è l'effetto diretto della nostra premura sulla prole stessa. Questo sto cercando di spiegare. Noi ora lo vediamo questo effetto positivo perché appunto viviamo in circostanze estremamente peculiari, ma ci si aspetterebbe che anche in circostanze ancestrali la presenza del padre fosse di fondamentale aiuto per il bambino, e invece a quanto vediamo studiando le civiltà che più rappresentano come si viveva un tempo, non è così. Quindi il quesito che rimane, a cui adesso rispondo, è allora come mai uomini hanno lo stesso questo impulso? Posso dirti la mia? Forse abbiamo la stessa chiave di lettura. E ha anche ragione Matteo, erano altri tempi, c'era un altro tipo di società, c'erano altri tipi di problematiche anche per i ragazzi. Oggi devi essere al top del top per avere poi una rilevanza nella società di oggi. 100, 200, 300, 400... Non hai intorno tutti i modelli maschili che potevi avere un tempo. Mentre no, prima in più il padre poteva supplire lo zio, adesso molto più difficilmente. Certo, anche perché oggi hai meno tempo in quanto genitore da passare con i tuoi figli, perché il ritmo della vita non te lo consente, come esatto. Poteva essere magari, 2000 anni fa, che andavi a caccia... Andavi a litigare con l'altro villaggio e poi stavi a casa. Alla fine della fiera, fatte tutte queste premesse, qual è dunque il motivo per cui gli uomini mostrano questa apparentemente inspiegabile premura paterna? È appunto per il conflitto fra i sessi. Sono le donne ad averli selezionati così. Non perché questo va a beneficiare necessariamente il bambino, ma perché beneficia loro in termini di riduzione del carico di lavoro. A chi non fa comodo avere un marito che dà una mano? È veramente tutto lì, però allo stesso tempo non è intuitivo da capire se non si conosce appunto la ricerca che c'è dietro. L'uomo ha questi istinti paterni non perché beneficiano il bambino direttamente, ma perché vanno a beneficiare la donna, e quindi le donne nel corso della nostra storia evolutiva ci hanno selezionati in questo modo a proprio vantaggio. E intendiamoci, dicendo a proprio vantaggio, non voglio assolutamente dare alla cosa un'accezione negativa, anche perché, viva Dio, stiamo vedendo che indirettamente nella società in cui ci troviamo adesso, per altre ragioni scorrelate, comunque porta un indubbio vantaggio anche ai figli. E diciamolo, a molti di noi uomini questa sistemazione non dispiace, a molti altri sì. In ogni caso, così Aldo, mi ricollego alla domanda che mi hai fatto. C'è qualcosa di ancestrale nell'uomo che lo porta a preferire donne di un certo tipo?
Il La risposta è sì, turbocapitalismo. ma sono state le stesse donne a selezionarla in noi. Perché insomma, se tu mi vuoi fedele, se tu mi vuoi che resto a casa a occuparci di nostro figlio, almeno assicurami che il figlio sia mio. Se vogliamo, è una conseguenza della conseguenza. In questo senso, noi siamo spesso portati a considerare la morale, l'etica, come un prodotto culturale. Certo, lo è, però è un prodotto culturale che spesso viene, si va a formare anche da spinte, da pressioni evolutive, da spinte ancestrali. Cioè, siamo portati a anche la religione, ad esempio, è un fenomeno che spesso si va a incastrare un po' con una morale che si forma a causa di determinate pressioni evolutive. Quindi c'è il prodotto, il concetto di cultura e biologia, in realtà sono due concetti che vanno a stretto contatto. Questa è una mia riflessione che ci tenevo a fare. Esattamente, e la estendo appunto Allora, per... no, certo, vai, procedi, perché io Ok, purtroppo vado, dicevo, cioè, vi la estendo sento in appunto ritardo. per contraddire Matteo e mi fa quasi strano contraddirlo perché nonostante le premesse del discorso su cui sono in completo disaccordo, ironicamente arriviamo comunque a conclusioni per cui siamo per il 90% d'accordo, partendo da premesse opposte. E la premessa opposta da cui parto è appunto la considerazione che i valori morali non sono arbitrari. Questa preferenza degli uomini verso le Esatto, donne fatte in un esatto. certo modo, come delle donne per degli uomini fatti in un certo modo, nascono da dinamiche innanzitutto di sopravvivenza. Poi vi attribuiamo a posteriori un valore morale perché attribuirvi un valore morale fa sì che vengano rinforzate con maggiore efficacia, ma alla base non si attribuisce un valore morale a qualcosa di arbitrario, tendenzialmente. Si può argomentare che ora come ora abbia poco senso attribuire un valore morale alla castità. E qui in parte posso essere d'accordo con Matteo dicendo, No, ragazzi, sorry, sorry a fatevi due second. conti e ditevi, ma vi conviene davvero fare slut shaming, considerato che Calma, diminuisce il vostro accesso alle calma, calma donne? un attimo, una sola precisazione, però. Ti ascolto. Quello che tu hai definito è comunque, rientra comunque nell'ambito dell'arbitrario, eh? Attenzione, che discenda da contingenze sociali e antropologiche, non lo rende superiore all'arbitrio o alla contingenza, eh? Non ha un fondamento metafisico quel valore morale, eh? C'è un No, non fondamento. lo ha, ha un No, fondamento semplicemente pragmatico. assolutamente, però credo Sì, che comunque no, ci ma siano delle spinte che ci scusami. portano No, no, vo verso. volevo dire solo che sul piano filosofico ciò che tu hai descritto è sempre arbitrario, eh? Ok. Calma, non è, cioè, ha un fondamento forte solo se tu mi dici che c'è Dio a garanzia di quel valore, eh? Altrimenti è Ok, sempre arbitrario. tu intendi arbitrario nel senso Io, quello filosofico, che, quindi quindi, dimmi se ho scusami Matteo se ti capito. interrompo un secondo. Lui sta Io penso dicendo che che, il quello va che vuole che dire quel Andrea è che noi non valore siamo ha una delle pile base. bianche, ovvero Sì, su cui. cioè, lui sta dicendo che quel valore ha una base antropologica. La base antropologica è una base arbitraria. Passato il guado del fiume, dice Pascal, i valori mutano completamente. Ok? Quello è un valore antropologico che ha una base antropologica. Non è un valore forte. Un valore forte, se io dico non uccidere, sta scritto nei comandamenti che Dio ci ha lasciato. Quello è un valore forte. Tutto il resto è arbitrio, arbitrio umano. Cioè l'uomo l'ha Compresa la stabilito. sopravvivenza Sì, della specie. Certamente è un Dal punto di arbitrio vista allora. filosofico si tratta comunque di un Scusa, imperativo scusate se vi arbitrario. interrompo, No, non è un purtroppo io vado. imperativo. Non è un Scusate se vi imperativo. interrompo, purtroppo vado in ritardo, non riesco a. Allora, Matteo, scusami se ti interrompo. Allora, ci sono alcuni.
ci sono alcuni studi cross-culturali che evidenziano come effettivamente anche culture molto distanti tendono ad attribuire alla castità femminile, diciamo, più peso, più importanza Ma rispetto a certo. quanto le donne facciano con gli uomini. Cioè, Aldo, questo, ma quindi, cioè, certamente. c'è una sorta di filo conduttore tra le varie È culture. Quindi, l'inedia. anche se sono molto diverse, Certo, ma anche se sono molto diverse, questo fatto che le donne, che gli uomini, cioè, che gli uomini attribuiscono più importanza alla castità femminile, è come se, cioè, deriva probabilmente proprio da qualcosa di ancestrale, guarda, cioè, quindi adesso ti diciamo fa. è molto complesso il discorso, cioè, Ma Matteo dice che nel Aldo, senso e la biologia vanno a filosofico stretto contatto. ancestrale è comunque arbitrario, non è un Certo che valore arbitra. assoluto nemmeno la sopravvivenza della Ma specie. aspetta, E in io ho un questo altro. senso Capisco, sicuramente, sì. adesso questo sono Ma d'accordo. io ho un altro studio invece. Tu mi dici, in culture diverse, in diverse parti del mondo, questo principio della castità vale comunque. In culture dell'inedia, infatti, cioè in culture dell'inedia, in culture. Che in antropologie, anzi non culture, che vengono fuori da situazioni di inedia. Io invece ti dico che Berlusconi a Milano e il grande imprenditore a Manhattan se ne fottono ampiamente della verginità perché è un valore delle classi subalterne, ok? Gli uomini di una certa risma sociale se ne sbattono le palle. Certo, però la Sono i. maggioranza. Sono i. Possono Sono. permetterselo banalmente. La Certamente maggior parte sono. dei comuni mortali non può. Una domanda a Ivan, no? Tu pensi, Ivan, che in realtà il codice, avere un proprio codice, no? Una morale, sia qualcosa, diciamo, di relegato soltanto a una certa classe sociale, oppure effettivamente oppure hai un'idea differente rispetto a Matteo? Avere dei valori morali, avere una morale credo sia soggettivo e arbitrario, ovviamente, come dice Matteo. E Andrea, dalla sua, ha detto delle cose molto giuste, anche se numeri alla mano, per Ha ritornare poi a sbagliato quello i che diceva. termini. Ha sbagliato i Carità, termini. tu No, non lo lo usi so. nel senso filosofico, io lo uso più nel Certo, senso non è uno biologico, se sbaglio, eh. vogliamo. Certo. Arbitrario, posti certi presupposti. Però ci siamo Sì. intesi, questo è l'importante. Sì. Sono entrambe delle prospettive sul tema, ecco, non penso ci sia una prospettiva migliore, semplicemente sono due prospettive che guardano la situazione, il fenomeno da angolazioni diverse, questo è. Bisogna solo intendersi sui termini. Lui intende arbitrario in un modo differente da quello filosofico, io l'ho precisato, tutto lì. Ok? Sì, e quindi ritornando a quello che diceva Andrea, però c'è un dato oggettivo, anche se poi quando si parla di numeri è soggettivo, secondo me, perché i numeri sono stati inventati per essere poi manipolati. Il discorso è molto semplice: i numeri dicono che i ragazzi che hanno poi molti problemi nella società sono per lo più quelli cresciuti senza figura paterna. E lo dicono i numeri, no? Il discorso è un altro: è che il padre o il genitore oggi viene sostituito non dalla scuola, che non è più in grado di gestire la nuova gioventù, la nuova generazione, ma dai guru, dai social. Quindi, quando si vede che una ragazza, essendo slutty, guadagna tot, diventa un punto di riferimento per le ragazze che non hanno una figura paterna alle spalle, soprattutto, che non c'è una figura paterna in grado di far capire che non bisogna prendere a modello una che fa i soldi legittimamente, per carità, non entro nel merito, usando il proprio corpo. E il problema è sempre lo stesso, che oggi i social hanno sostituito i genitori e le scuole. Quindi questa generazione viene cresciuta dalla queen di turno o dal genio delle cripto di turno, vengono manipolati perché i genitori oggi non hanno più dialogo con i propri figli e non hanno neanche più il controllo della vita dei propri figli, che è diventato quasi un insulto pensare che un genitore
possa controllare ciò che fa la figlia a 15 anni su TikTok, no? È da medioevo addirittura. Il problema secondo me è questo: non ci sono più educatrici e le ragazze crescono con il mito che darla, tirarla con la fionda in giro e vantarsene su TikTok ti renda donna oggi. Ma guardate, in realtà forse ce ne sono un po' troppe secondo me. Quindi dici, posso? Dicevo che secondo me, Pasquino, ce ne sono un po' troppe di educatrici, perché oltre al fatto che il nucleo familiare non riesce a prendersi più cura del figlio come un tempo, perché entrambi i genitori sono al lavoro, delegano al tablet, ai social, la crescita del figlio, così. Ora poi vanno a scuola, in realtà le insegnanti sono quasi tutte donne, e tra l'altro di estrazione sinistroide per la stragrande maggioranza, per cui tiranno anche già solo dalla scuola, tiranno tutta l'impostazione di stampo progressista, femminista, così, improntata sull'abbattimento dei ruoli di genere, fin dalla più tenera età, ormai lo vediamo, ma in realtà ci sono pure basta sfogliare pure i libri di testo delle medie e delle superiori per vedere che già sta cosa della parità di genere o dell'abbattimento dei ruoli già ti viene inculcata. Per cui in realtà di educatrici ce ne sono veramente troppe. Ecco, io approfitto anche per questo spazio per dire di seguire Pasquino su Facebook, che da poco si è, diciamo, ha aperto il suo account su Facebook, perché diciamo è attivo principalmente su TikTok, quindi seguitelo su Facebook. Grazie. Poi ovviamente non hanno bisogno di presentazioni Cristina, Matteo e Andrea, però ovviamente seguite i loro profili, poi avremo modo di confrontarci con altre dirette, con altri argomenti caldi, con altre questioni. A noi farà sempre piacere insomma intavolare certi discorsi e anche fare un po' di flame. Il problema, ecco, io la live penso che l'ascolterò su YouTube, perché io non ho capito niente, si può dire, perché ho sentito pochissimo di quello che purtroppo avete detto, ho sentito a scatti, quindi molte cose le dovrò riascoltare nella live su YouTube. Mi dispiace di questo inconveniente, perché purtroppo ho dovuto cogliere alcuni concetti molto a scatti, li ho sentito tutti, tranne Pasquino, io lo sento perfettamente dall'Australia. E questo per me è un mistero veramente irrisolvibile. Cristina, se vuoi aggiungere altri determinati concetti, perché ecco, magari se hai altro da esporre, ovviamente siamo qui ad ascoltarti. Lo stesso Matteo, Andrea, altrimenti ecco, penso che abbiamo detto tutto, abbiamo affrontato questo tema.